Salve ragazzi, buongiorno, benvenuti sulla rubrica Uno pezzo di Strike Channel, capitolo 862, un capitolo alla strike, come direbbe qualcuno, perché c'è tanto da dire su alcuni fenomeni che finalmente era un anno che stavi invocando, sono accaduti. Sulla modalità con cui sono accaduti, forse dovremmo parlare un bel po', ma anche su quello che è accaduto, perché avendoci pensato su da un anno, in effetti di decenno. Però mi permettete una cosa, ragazzi, prima di iniziare, lasciatemi 60 secondi per dire una cosa sul canale che non c'entra nulla con One Piece, però permettetemi. E è un periodo che da qualche mesetto così che sono costretto ogni tanto a bestemmiare dietro qualcuno, cioè. Vorrei dire soltanto questo: quando commentate, ma non sul mio canale, in generale, quando utilizzate la piattaforma YouTube, perché è facile dire YouTube Italia è così, ecco lì perché gli YouTuber, sì, però pure i commentatori fanno la loro parte, ecco, cioè quando commentate, ricordate, al di là dello schermo ci sono persone, non è che uno fa il professionista e dice quello viene fischiato, ma tanto guadagni milioni di euro, che ce ne frega. Siamo ragazzi normali, ci potete incontrare in giro, per strada. Cioè, rivolgersi dicendo a stronzo, non sono d'accordo. Ma sta là, c'è bisogno di dire quella prima parolina. Non sono d'accordo. Punto. Su una teoria di One Piece, può essere su una cosa politica, eccetera. Ci sono alcuni che offendono con parolacce, altri, secondo me, peggio, offendono senza parolacce, cioè tipo ritirati, robe così, però a me non hanno detto ritirati, però qualcosa di simile. Secondo me, uno può dire, guarda, non sono d'accordo, anche perché poi io come personaggio non sono uno che. Dico personaggio, non persona, proprio per dire che tipo di impatto mi piacerebbe avere e cerco di avere. Non sono uno che s'atteggia, no? Io sono meglio di quell'altro, so così, so colì. E allora, cioè, perché essere così cattivi magari su certe cose? Veramente, ricordatevi comunque, siamo esseri umani. Cioè, nel senso che se fosse una conferenza dal vivo, faccia a faccia, senza monitor, magari uno dice, posso avere il microfono per fare una domanda all'interlocutore? Magari uno non partirebbe con le parolacce. Una secondaria cosa, vi posso garantire, non sono uno tollerante, affatto. Dice, ma tu fai l'insegnante? Sì, con i miei alunni magari, ma no, con tutto il resto dell'umanità. E soprattutto non sono un intellettualoide, nel senso, sei il cretino. Ah, sai, cretino viene dal francese, cretino. No, uno mi dice cretino, io dico un'altra parola, cioè per dire, ecco. Per cui non è che dopo uno si sorprende se casomai reagisco, ecco, per dire. Comunque, siccome fortunatamente non me ne frega nulla di like e dislike, a me non me ne frega nulla, quindi banno dal canale, poi dopodiché fate quel cacchio che volete. Detto questo, possiamo iniziare. Però ripeto, secondo me l'educazione è una cosa che dovrebbe esistere anche su internet. Un momento così. Ok, allora, capitolo 862 inizia con una bellissima cover dove finalmente si vede anche Goldie Roger. L'altra volta c'era stata pure un'altra bella cover con Roger e Barba Bianca, ve la ricordate? Poi ci si vede Roger nello sfondo, ma praticamente prende la prima pagina perché lui è Roger. Poi abbiamo Shanks col cappello che Roger aveva dato, Buggy, Rayleigh, tanto bene, un coccodrillo. Ci sta sempre bene un coccodrillo, così. Comunque, dai, andiamo al capitolo che è importante. Finalmente è appena uscito in italiano, quindi lo leggiamo quasi insieme. Ruffy che dorme e non si riesce a svegliare, anche se poi dopo sappiamo che si sveglierà. E ritorniamo di nuovo in questa simpatica gag che fa ridere solo i giapponesi del sonno. Perché ormai ci siamo detti tante cose su questa cosa qui, quindi lasciamo stare, non vi impressionate. Per cortesia, non iniziate a dire che Ruffy non è il re dei pirati, non è un capitano responsabile perché Sanji sta rischiando di morire e lui dorme. Anche se poi c'è la giustificazione sul fatto che lui in effetti è da parecchio tempo che non si riposa, ma il sonno è una gag, punto. Ecco, ultimamente, l'altra volta avevo nominato Tokyo Ghoul, sono usciti fuori dei fan, grande Tokyo Ghoul! Ecco, vogliamo parlare di Tokyo Ghoul? Arima, il grande Arima di Tokyo Ghoul, che per chi non lo sapesse è una specie di stramegafico chiamato lo Shinigami della CGG, cioè è un pazzoide super potente, il number one, no, l'irraggiungibile. Si racconta che mentre combatteva si addormentasse, tipo quelle gag comiche che fa Ace. Quindi è una cosa che ai giapponesi piace. Capitolo 31,5 di Tokyo Ghoul, ho controllato prima, il capitolo della vigilia di Natale. Quello lì si racconta sta cosa, ai giapponesi piace, quindi lasciamo stare, non offendiamo Ruffy senza motivo. Finalmente inizia il tea party, qui cioè, scusate, inizia il matrimonio, il tea party già iniziato e si arriva al momento clou. Allora, ragazzi, il momento clou è quello lì che io personalmente, da circa un annetto ormai da quando era comparsa Budding a Totland, avevo pensato, cioè,
Come sarebbe bello se finalmente si potesse trattare questo tema così importante, cioè One Piece è un manga buffo, oltre che comico, cioè questi personaggi bizzarri che se uno li vede la prima volta pensa che sia un manga per bambini perché fa ridere, però scrostando tutta questa apparenza di assurdità, alla fine tu ti ritrovi un manga serio con tematiche importanti, no? Questo l'abbiamo capito da 861 capitoli e mi ero detto chissà se fra queste tematiche importanti non ci possa essere quella della discriminazione razziale, perché Puddick, ricordiamoci, innanzitutto è una che viene da un'altra tribù, ok? Quindi ha un segno caratteristico di quella tribù, in questo caso il terzo occhio, poteva essere il colore dei capelli, poteva essere il naso lungo, poteva essere le braccia lunghe, le gambe lunghe, eppure viene discriminata. Lei passa tutta la vita così, si copre l'occhio perché ne è vergognata come se fosse una disabilità da nascondere. Cosa grave, perché la disabilità è una cosa che uno non deve nascondere, ce l'ha, fa niente, è l'umanità che deve vergognarsi se t'offendono, ovvio. Adesso io inizio ad entrare un po' in tematiche perché facendo l'insegnante quanto mi incacchio delle volte quando... perché parliamo anche del ruolo di Big Mama, perché è la mamma che ti fa incacchiare delle volte, perché tu dici sì, ho un alunno con la disabilità, poi parli col genitore e ti rendi conto che quella c'ha il quadruplo, no? Quando vuole nascondere... Allora, lasciamo, ma noi ci arriviamo al punto, però già avete capito di che sto parlando. Comunque alla fine... Questa qui vede Sanji e Sanji la sorprende. È una cosa che io speravo, è successa, non posso dire, però sapete, ripensandoci, forse era meglio se non succedeva. Eh no, sarei incoerente con me stesso, sarebbe come se Monet ritornasse in vita e alla fine io dicessi, oh sapete ragazzi, forse era meglio che era morto. Cioè, capito? Uno dice che cacchio, strike, ci deludi così. E quindi non posso rimangiarmi la parola, è una cosa che mi piace. Però magari la modalità un po' troppo veloce è accaduta la cosa, poteva accadere in modo diverso, eccetera. Il ruolo di Sanji. Allora, Sanji in tutto questo ha fatto quello che io già da tempo avevo pensato e avevo citato in un OPV, in un articolo sulla pagina Facebook, parlando di un manga Golden Boy. Questo ragazzo bravissimo, simpaticissimo, incontra tutte bellissime ragazze gnoccone. Appena lo vedono, lo trattano come l'ultimo da ruota del carro, poi il ragazzo che delude, il solito ragazzo. Lui pian piano si conquista queste ragazze e finisce per essere proprio cioè attraente verso di loro. Infatti loro dicono, io avevo sbagliato sul tuo conto, che è il sogno di tutti noi adolescenti. Sanji è l'adolescente, no? L'avevamo parlato nell'OPV 30, e infatti il sogno di un adolescente è questo più o meno riassunto. Tu sei brutto, dici a una ragazza, Tina, metto un nome a caso, vuoi uscire con me? E Tina che fa no perché sei brutto, ciccione e brufoloso. Passano 2 anni, ti abbuffi di palestra, steroidi, vai nei migliori reparti di moda, non hai una pettinatura come questa, te ne cerchi di evitarla. Alla fine, dopo 2 anni, lei fa alle amiche, oh ragazze, ma chi è quel figo? Come chi è? È quello lì, quello che stava in classe con noi, ti ricordo? Lui! Allora lei torna da lui e fa, senti, ti ricordi che tu mi avevi invitato 2 anni fa a prendere un gelato con te? È ancora possibile? E tu come rispondi? No, grazie. Boh, ma questo è proprio il clou per il sogno di un adolescente. Allora, più o meno una cosa del genere per Sagi. Si era impensato una cosa così. Comunque, l'obiettivo number one per poter rispondere a una cosa del genere è riconquistarla. Cioè farle ricredere. E Pudding troppe volte prima di questo momento aveva detto anche la volta scorsa: ma quanto è scemo questo, ma quanto è brutto questo, mamma mia, non spero, non vedo l'ora che questo qui si ammazza così finisce sta cosa. E quindi aveva fatto capire che proprio lei lo considerava terra terra. All'improvviso adesso si è ricreduta e ci sta. Ci sta quella cosa, il sogno di un adolescente e il modo in cui è avvenuto. Qualcuno sempre aveva detto, secondo me Pudding meriterebbe 3-4 calci. No, ragazzi, uno shonen non possiamo dare, noi che lavoriamo con Oda, vabbè, a parte di sì, non possiamo dare questi messaggi. Sarebbe come dire che se tu hai una ragazza che in effetti come Pudding finora si rivela maledetta, traditrice, bastarda, bugiarda, la soluzione qual è? Prenderla a calci? Prenderla a schiaffi? Cioè io sono sposato con una donna e mi tradisce, qual è la soluzione? Picchiarla? No, la violenza no. Non è giusta la violenza, mi pare ovvio. Quindi un messaggio deve essere dato in un altro modo. E quindi vedete come tutto combacia. È scontato, per l'amor di Dio, però è giusto che anche in One Piece ci sia questo tema, no? Però cosa accade? Che Oda in tutto questo...
fa in modo che la ragazza in sé abbia avuto un trauma infantile. Ecco, prima all'inizio di questo video parlavo di quanta cattiveria sia dentro l'umanità. Vi posso garantire che già a 10-11 anni, ma anche prima da bambini, la cattiveria inizia ad emergere. C'è dentro ognuno di noi. È inutile dire i bambini sono puri, sono casti e sono onesti. Sì, forse da neonati, però vi posso garantire tra i bambini veramente si è cattivi. Allora è ovvio che Putin fosse preso in giro dai suoi coetanei. È triste, è brutto, però è così. Certi coetanei non è che pure loro fanno ridere, però vabbè, fa parte del gioco. Ad esempio, vogliamo fare abbiamo parlato di Tokyo Ghoul, di Golden Boy, parliamo un attimo di Naruto. Quale storia vi ricorda quella di Pudding? Ma è ovvio, la mamma di Naruto, Kushina, chi ha letto il manga si ricorda bene che Kushina veniva da un'altra tribù, cioè tribù utilizzo il linguaggio di Oda, ovviamente, un altro villaggio, però soprattutto Kushina aveva i capelli rossi, era presa in giro per i capelli rossi, cioè ancora più ridicolo di un terzo occhio essere preso in giro per i capelli rossi. Lei veniva presa in giro per i capelli rossi. Nelle scuole si viene presa in giro perché hai gli occhiali, perché hai l'apparecchio, perché hai il brufolo qua, perché hai le lentiggini, perché sei alto, perché sei basso. Si viene presa in giro per queste cose. È la realtà dei fatti. È giusto che venga messo così. Lei veniva presa in giro per il terzo occhio. E qui arriviamo a quel punto che stavo dicendo. È la mamma che è assurda. C'è la mamma che anziché dire agli altri figli, magari, ma come vi permettete così e così, la mamma dice: sì, in effetti copri lo sto terzo occhio che fai cagare. Ragazzi, questa è traumatica, sta roba. Perché secondo me il problema, che è vero, cioè ci sono veramente genitori così. Cioè tu hai un bambino che torni a casa, ma non dovrei fare questi riferimenti perché poi dopo uno dice: metto il mio lavoro all'interno di. Però. Bambino, mamma, io ho problemi a leggere, mi vedo tutte le lettere che vanno una davanti all'altra, che fanno così e così. E i genitori, anziché dire al figlio, cacchia di quel. Ma tu perché devi leggere di più? Ti ho comprato quattro libri, te li devi leggere in un giorno. E far sentire il bimbo ancora più handicappato di quel che non è. Magari fai soltanto un discorso, un percorso con tuo figlio, con tua figlia, ovviamente. Per cercando di capire insieme che la dislessia è una cosa normalissima, perché di quello tipo stavo facendo l'esempio, e che può andare tutto bene. Comunque, detto questo, perché non voglio prolungarmi in questo discorso, infatti ho tagliato un attimo il video perché praticamente stavo parlando di mezz'ora solo di questo argomento, perché sapete che è una cosa così, quindi ho rifatto un attimo sta parte. Ci tenevo soltanto a dire che il discorso di Pudding, quindi, è un discorso che ovviamente mi piace, però è il mio modo di leggere One Piece, proprio come dicevo ieri nell'articolo velocissimo che avevo scritto su questo spoiler, quello lì che avevo letto, perché delle volte io mi faccio poi delle pippe mentali, è il mio modo di leggere One Piece, perché sogno tantissimo che ci siano queste cose. Ad esempio, ho commesso una cosa che mi è ritorta, buttata co proprio contro. Ad esempio, il discorso di Raizo, no? Ricorderete che io stavo già fantasticando 3.000 milioni di miliardi di cose su Raizo, quando poi è uscito il personaggio di Yoda mi ha fregato. Però magari quella cosa lì è piaciuta ad altri, per cui è il bello di One Piece è questo, no? Ecco, mo prima parlavamo di Monet, seriamente parlando, senza mettere in discorso sexy non sexy, io mi sono fatto certi flash mentali su Monet. Cioè, ci metterei 80 video per dire tutto quello che mi sono sognato su, persino su perché Sugar ha una corona in testa, perché Sugar poi è fondamentale in tutte le mie flash pazzeschi. Però uno dei motivi per cui io vorrei il ritorno di Monet, vi posso garantire, non è sexy, non sexy, eccetera, è che Oda mi deve spiegare certe cose che ha detto che stanno ancora lì. E la storia di Pudding si collega perché, ecco, è una ragazza. Avevo pensato certe cose e sono successe. Sono successe anche in un modo come mi aspettavo, come speravo, cioè che Sanji la fa ricredere, che il terzo occhio lei lo nascondeva perché davvero ne era traumatizzata e se ne vergognava, che Sanji davvero la riesce a far ricredere così. Ora, però, possiamo parlare, ragazzi, di una cosa, cioè non è che tutto è avvenuto un po' troppo veloce? Cioè, andiamo avanti. Allora, qui compare questa torta che è bellissima. Io credo che Ruffy sia dentro la torta. Cioè, che anche Capone sia dentro la torta, che tutti escono da lì perché due sono la cosa. O Capone sta già dentro, o si è trovato un modo per intrufolarsi dentro la torta, non so come, anche se non avrebbe senso. Oppure Capone ha qualche ulteriore potere per far uscire le persone da dentro qualche altra parte, o anche semplicemente un pezzo di specchio messo dentro la torta e quindi escono tutti da lì. Perché secondo me il potere della duplicazione di Luffy è lo stesso potere che aveva usato Brulé all'inizio saga, mi sa che viene anche confermato perché prima che escono i Luffy, Brulé dice: mamma, chiedo scusa, ma mi hanno obbligato a farlo. Quindi mi sa che il potere
di Broly ha duplicato le copie di Luffy come aveva fatto precedentemente con quelle di Nami, Carrot, eccetera. Mi sa che qui, senza farci troppe chissà cosa, Luffy che ha risvegliato chissà, no, tranquilli, sarà un potere di Broly. Luffy si è duplicato. E quindi finora tutto regolare, il massacro, i Germa che come era prevedibile non sanno nulla, Sanji che chiude gli occhi ormai ha notato che tutto procede secondo il piano di Big Mom, è triste nel vedere Sanji, si augura che almeno lui abbia un piano, si fida di Luffy, eccetera, eccetera. Inizia questo, si arriva al momento di questo matrimonio, Katakuri, grande Katakuri, ecco adesso parliamo anche di lui, è l'unico che può prevedere quello che succederà. Ecco, è qui. Quella parte, su cosa è successo sono contento, come è successo magari qualcuno giustamente di voi può dire però un po' troppo veloce, magari è successo, cioè questa Pudding ci mette 40 capitoli per far capire che è cattiva, sì nel momento in cui si capisce che è cattiva si può iniziare a intuire che forse è buona perché questo è un istinto umano, vedi una persona buona hai il sospetto che sia cattiva, ne vedi una cattiva hai il sospetto che sia buona, quindi è normale, fa outing allora ti viene il sospetto che poi dopo sia buona, ok, però cavolo così in fretta, nel giro di una frase, una frase, mamma mia, che ha detto questo? E lì adesso il discorso è un po' complesso, vi spiego perché. Perché siamo a 15 minuti, meno male, pensavo che già stava a 50 perché sto parlando ininterrottamente. Allora, è complesso perché innanzitutto potevamo avere, per esempio, tre modalità, ok? Un discorso, ad esempio, come Golden Boy, la seconda puntata, o come Sanji con Violet, e quindi già fa capire che non va bene perché sarebbe una ripetizione, che Pudding magari sì, ha un attimo di esitazione, però non si lascia coinvolgere più di tanto, quindi magari spara. Sanji vede il colpo, dopodiché Sanji viene picchiato e ripicchiato e lui dice: "No, io non combatto perché Pudding, un po' come aveva fatto anche Luffy con Sanji, si lascia picchiare finché Pudding alla fine crolla e dice: "Fermi, fermi, ho capito, tu mi ami, sei il primo che mi ama", e cioè, quindi questa conversione sarebbe accaduta in un capitolo. In due capitoli, dopo varie mazzate, sì, bello, molto bello, ma già è successo con Violet, è quello che ha appena fatto Luffy con Sanji, quindi non si può riutilizzare questa cosa. E allora come doveva succedere? Senza mazzate, solo parlato? Allora, Pud, guarda il terzo occhio, ah, bello il terzo occhio, stupendo, ma è bellissimo, e Pud che anziché crollare subito fa, ah, ti piace? Veramente ti piace? Come mai ti piace? Ma secondo me è bello perché ti dona, veramente, ma sai che sei il primo che me lo dice? E andava avanti così, cioè non era proprio il top, capito? E allora come si poteva fare? Ecco, vi suggerisco un'idea, magari, che secondo me forse se fossi stato collaboratore di Oda sul serio avrei proposto, però avremmo dovuto perderci tutto il katakuri di questo capitolo, cioè poteva terminare il capitolo con l'hype di Pudding con la pistola tremante, cioè alla penultima pagina di questo capitolo avremmo potuto avere Pudding che faceva: "Questo è il mio occhio", Sanji che faceva: "Ma bellissimo, ma è stupendo", e Pudding che traballava con la mano. E il capitolo magari terminava così, ultima pagina, con lei che diceva: "Ti piace", magari si vedeva anche il suo labbro. Sapete quando iniziano a piangere nei manga che fa tutto così, sorrisando. E Big Mom che è da sotto che fa: "Pudding, spara, cacchiarol!" E tutti quanti: "Ma perché non spara? Perché non spara?" E lei così. E il capitolo che terminava, ultima vignetta, con la mano di Pudding tremante e dice: "Sparerà o non sparerà?" Magari il capitolo finiva così. È sempre un attimo, è sempre un attimo. Però noi avremmo avuto una settimana di tempo per spararci le pippe mentali e avremmo detto: "No, secondo me spara, no, non spara. Secondo me spara a se stesso si suicida", per dire: "Sì, secondo me no, spara Big Mom. No, secondo me spara Katakuri." E avremmo fatto 3.000 pippe mentali e avremmo perso quella settimana in più per rendere l'attimo allungato. Non nella realtà di One Piece, ma nella realtà del nostro mondo. Allunga. Poteva essere questa una tecnica di regia che Oda poteva utilizzare, però secondo me il problema è che con l'editore Oda sta iniziando a dover stringere un po' i tempi. E quindi in questo capitolo doveva già succedere lo sparo e l'inizio, e Luffy che usciva dalla torta. Quindi, ragazzi, mi dispiace, secondo me Oda ha dovuto un po' accelerare. Quindi Pudding doveva crollare psicologicamente ed è crollata. Ci sta perché, secondo me, certe cose, anche molto fiabesche e romantiche, crollano in effetti per attimi. Cioè, se io sono felicemente sposato con una donna. Torno a casa dicendo: "Amore, amore, sono tornato un po' prima perché ti ho portato i dolcini." Entro nella camera da letto e la trovo a letto con l'amico. Non è che io passo da amore, amore a ti odio. Non è che passo nel giro di un mese.
Che dico, amore, ti ho portato, ah, sei a letto col mio amico, vabbè, allora lascio i dolcetti sul comodino. Poi passa un mese, dico, amore, ma sai che sto pensando da un mese a una cosa? Ma fosse uno poco soccolo. Cioè, magari poi uno fa così, però, capito? Ma non è che funziona così nel mondo reale funziona. Amore, amore, ti odio. Cioè, un attimo, e in effetti è così. Cioè, Pudding è sconvolta perché lei ormai, secondo me, questa cosa l'avrà anche provata più volte su altri uomini. Quindi lei è abituata a fare ta-ta, è quello che dice: Madonna, che schifo! Pum, e ti spara così, ti spara col doppio dell'odio perché tu hai detto: Madonna, mi schifi, no? E quindi ta-ta, che schifo! Pum, ta-ta, che schifo! Pum, arriva questo: ta-ta, ma sei bellissima! Trauma! Trauma! Cacchio, trauma! Dice, cosa? Ecco, e quello è il punto. Quindi ci sta la poetica dell'attimo, come direbbe il buon Giuseppe Ungaretti, quello che su Rai 1 presentava la cosa, lì lo disse. Comunque, detto questo, veramente, io adoro Ungaretti, Ungaretti di Una Campana e Leopardi, per me sono i tre number one. Ungaretti, poi quando si leggeva le poesie da solo, trovate su YouTube, vi suggerisco. Ungaretti che si legge le poesie da solo, fa venire i brividi. Comunque, tornando al capitolo, la poetica dell'attimo, no? Quindi Pudding deve crollare in un attimo. Ripeto, forse sulla modalità di regia del capitolo avrei lasciato l'hype così, però secondo me questo deve accelerare. E One Piece già è lento di suo, eh. Parliamo un'altra volta di Tokyo Ghoul, ma vi rendete conto, ragazzi, in Tokyo Ghoul, anche chi se non si legge il manga, io non spoilerò nulla, non dico nulla, non è che mi metta a parlare di personaggi troppo specifici. Cioè, in Tokyo Ghoul vi posso dire che ci sono dei capitoli quando si combatte super dinamici, che se arriva a un certo punto, tipo nella Rosevald, quelle saghe così, cioè tu arrivi in 6 pagine hai tipo 40 combattimenti in zone diverse che iniziano e terminano con una persona, buongiorno, tatan, tagliamento di testa, cioè subito così, e in 8 pagine hai, che ne so, 4 morti, 50 feriti, 90 combattimenti conclusi, in One Piece. In 8 pagine si stanno ancora allacciando le scarpe per scendere in campo, capito? Cioè, la roba. Quindi, One Piece è piuttosto lento come manga. Allora forse Oda deve un po' accelerare. Ma siccome One Piece è un manga che deve cercare di piacere a tutti, ha dato il contentino a me, personalmente, a tutti quelli che come me amano vedere queste storie, sai, il razzismo, la cosa, il razzismo inteso, scusate, non Fish Man Island, quella roba lì, e quelle poi non è manco il razzismo, quella è tratta degli schiavi, ma io parlo di Sabaody, ma io parlo di razzismo inteso come discriminazione razziale, no? Nel senso, questa viene da un'altra tribù, ha i capelli rossi, cuscino, oppure ha il terzo occhio, oppure semplicemente discriminazione di aspetto, quello è brutto perché è alto e basso, eccetera, eccetera. Quindi un bell'argomento, trauma infantile, la madre che è proprio veramente proprio stupida, stupida Big Mama per dire una roba del genere, ma lei è cattiva, ci sta. Verrebbe anche da pensare che forse la pazzia di Pudding, perché mi sa che Pudding è un disturbo bipolare, questa qui vedete come piange, questa potrebbe secondo me alzarsi da terra e sparare a Sanji. Questa secondo me è fuori di testa Pudding a questo punto qui, questa veramente, cioè a Cuba e Cavendish secondo me in confronto sono due gentiluomini, comunque. Alla fine abbiamo sta cosa, questa è uscita matta, ma è uscita matta perché è una mamma che è matta e ci sta, se viene da una famiglia di pazzi, esci pazzo pure tu. Il problema mo è capire se Big Mom è una pazza naturale o anche lei è frutto di una pazzia che viene da Mother Caramel, chissà. Ma su questo, ragazzi, alzo le mani e rimanderemo al seguito. Però, dicevo, ha dato Ode il contentino a me perché cioè, mi ha fatto vedere sta cosa che mi piace. Ci siamo visti una cosa simpatica, c'è stato il po' di azione, Rufy esce dalla torta, il piano, un po' di cose sul potere, eccetera, ma ha dato anche il contentino a tutti questi neo fan usciti, tra cui anche me, perché devo riconoscere un bellissimo personaggio, di Katakuri, che non è che è rimasto lì come Smoothie, non ha fatto ancora nulla al momento, finora sta solo strizzando le giraffe, ma invece questo qui è, alla fine è stato lui a iniziare il tea party, perché col fagiolo va a colpire Saggi, che schiva il colpo, schivando il colpo colpisce il prete morente, pam, spara il colpo e alla fine inizia ufficialmente la strage del Tea Party, diremo. Quindi Katakuri, Oda ha dato a lui questo momento sagace, no? Saliente della cosa, per dare il contentino anche a tutti questi neofan di Katakuri. Sarebbe stato brutto non vederlo in questo capitolo. Quindi è un capitolo che però, forse con quella regia che suggerivo io, magari era troppo vuoto fino all'hype. Invece così è un capitolo che c'è stato un po' di tutto. Abbiamo avuto anche il Katakuri, Luffy che esce dalla torta, più cose. Quindi un bel capitolo sostanzioso,
Il manga che non va troppo lento perché, ripeto, comunque Oda deve stare pure un po' a passo coi tempi perché veramente sono dei manga super dinamici e lui non può perdere 2 anni per una saga come Dressrosa, secondo me non ci sarà più. E quindi si va avanti così, si va avanti bene, ripeto, forse in effetti un po' troppo rapido sto cambiamento di pubblico, dobbiamo vedere innanzitutto quanto dura sto cambiamento, questa non fidiamoci troppo, questa è bipolare, questa è strana, uno, e secondaria cosa dobbiamo vedere anche se poi le cose continueranno così lisce, perché adesso pare che tutto stia andando abbastanza bene per il piano di Luffy, ma non lo so, non lo so che succederà. Mi piace molto, vabbè, qui c'è il flashback di Buddy, queste cose qui io preferisco conservarle per l'analisi. Tanto ora in settimana dobbiamo fare i restanti 3 capitoli fino a 651, domenica, e eccolo qui. Pudding che esce dalla torta, i Germa che non si aspettava nulla, Katakuri ci sta, l'immagine bellissima dove si vede lui con Mama dietro che dice non posso farci nulla, attenzione perché secondo me lui già ha previsto, anticipato già l'uscita di Luffy dalla torta, questo e quell'altro, però giustamente pure che tu anticipi una catastrofe, puoi anche dire sì, è vero che la sto anticipando, ma che cacchio ci posso fare, no? Dice, anticipo che domani mattina un asteroide colpisce la Terra. Ok, l'anticipate, che ci posso fare? Siamo già morti, arrivederci, grazie. Quindi giustamente lui dice, è andata così, dobbiamo stare attenti, passiamo alla difensiva. Luffy che esce dalla torta, geniale, e quest'ultima immagine, già fatto obbligo per far sparare a Luffy, ancora meglio, già quest'ultima immagine di Big Mom con questa faccia così mai vista finora. L'abbiamo vista arrabbiata in alcuni momenti di questa saga, l'abbiamo vista fuori di testa, però vedete i suoi occhi che ricordano un po' il Rinnegan di Nagato, questa già adesso ha perso le staffe, quindi non c'è bisogno della foto di Mother Caramel, secondo me, non c'è bisogno di altre cose, già questa è fuori di testa. La foto di Mother Caramel forse è quella che cioè, loro l'avevano detto, attenzione, Capone aveva detto, Big Mom varie volte ha avuto dei disturbi alimentari ed è uscito fuori di testa, ma quella volta quando cadde la foto fu peggio, perché emise un urlo che fece quasi svenire tutti quanti, lei cadde sulle ginocchia e si sbucciò le ginocchia. Quindi adesso sta avendo un semplice disturbo alimentare come quell'altra volta dell'intervento di Jinbei con le crocchette, no? Ecco. Adesso sta avendo di nuovo un disturbo alimentare, un po' fuori di testa, ora potrebbe attaccare chiunque. Paradossalmente è quasi una pseudo alleata di Luffy, perché potrebbe seriamente attaccare chiunque, chiunque, compreso Katakuri, chiunque. Il problema adesso è che quindi Capone potrebbe iniziare ad attaccare. I figli di Big Mom, anziché pensare soltanto a difendersi da Capone, devono pure pensare a difendersi da lei, perché, eccetera. E quindi già siamo in pieno caos, già dal prossimo capitolo. Il problema adesso però è capire chi butterà a terra la foto in modo che lei passi da una modalità ancora successiva di rabbia. Ecco. Comunque, ragazzi, stiamo entrando nel vivo. Non venite a dire che questa saga è brutta, scocciante, eccetera, perché veramente è proprio divertentissima. Sarà molto diversa da Wa, come è giusto che sia, perché se anche io fossi l'editore, la prima cosa che direi: oh, mi raccomando, cambia stile a Wa. Cioè, è ovvio, ragazzi, che però a me fino a sto momento qui mi sta piacendo molto. Meno male che abbiamo potuto parlare anche di qualche bella tematica, ripeto. Ma io penso di aver detto tutto quello che potevo dire perché poi non voglio essere noioso su questo genere di cose, perché veramente si inizia a parlare di scuola. Soltanto per chi resiste questi ultimi 2 minuti, vi volevo dire soltanto che, guardate, veramente, non pensate che sia una forzatura quella che fa Oda o un'esagerazione. Ho una classica scenetta, no? Come dei film americani che alla fine lo stratico si bacia per forza con la ragazza salvata, eccetera, eccetera. No, non è una cosa così scontata, è una cosa proprio reale. Cioè, la disabilità e soprattutto le persone diverse, nell'era greca, c'era l'eugenetica, venivano semplicemente tolte, no? Come il ramo secco va tolto. Nell'era medievale, in Giappone non so com'è stato, in Giappone c'è comunque una società che intende alla perfezione. Quindi è probabile che ci si vergogni dei figli difettosi, ecco. Invece nel Medioevo da noi c'era una forte età religiosa e quindi la persona che usciva disabile, bimbo malformato e robe così, venivano considerate punizioni di Dio. Quindi i bambini che uscivano fuori dal matrimonio, cioè si supponeva, che fossero così. E allora sapete che facevano? Li nascondevano. E sta cosa purtroppo si è protratta per tanto tempo.
Cioè, e quindi quando ho visto Puttiche che la mamma dice nascondi l'occhio, non può non venirmi in mente una scena reale che ho visto. E se ve lo dico, voi non ci credete, ma vi posso giurare che è così. Persone anche molto molto vicine a me, purtroppo, cioè fortunatamente, sono persone di ormai la vecchia generazione, diciamo che mia madre direbbe che sono vecchi, quindi ecco, parliamo di, ecco, la generazione di mia nonna, diciamo così. Comunque, una signora, non dico chi, comunque aveva tre figlie, la terza di queste ha la sindrome di Down, trisomia 21. Le due figlie potevano uscire in città, andare, cioè lei la teneva sempre chiusa, segregata in casa. Ma guardate, uno sembra una storia del no, no, 1910, 1920, sempre chiusa in casa. Se lei aveva un ospite, la signora di rimpetto a prendere il caffè, la chiudeva nella stanza, dice tu non uscire da qua perché non dobbiamo farti vedere dalla signora. Erano altri tempi, l'ufficio anagrafe e la scuola c'erano questi problemi, no? È stata la riforma Gentile, no? Che si è iniziata a fare le prime classi differenziate, eccetera. Però in effetti fino all'epoca, cioè, sti figli si tenevano chiusi in casa, capito? Quindi poi si è passati ad altri cose, vedete, la scuola ha avuto poi dei moti pazzeschi, moti del 77, moti rivoluzionari scolastici e così via, si è passati all'integrazione e poi adesso si parla di inclusione, c'è cioè l'ICF, ci sono cose importanti. Noi in Italia siamo all'avanguardia perché noi abbiamo gli insegnanti di sostegno e gli alunni né dentro le classi, cioè non è che se tu prendi un alunno e poi lo metti fuori in una classe solo per alunni diversi. Che cacchio di cosa è? Sì, ho capito, hai chiuso le scuole per ciechi e poi metti una classe per ciechi dentro la scuola, che cacchio hai risolto? Comunque stanno staccati, invece tutti insieme. Queste cose non le fanno neanche nel Nord Europa, infatti ci guardano da fuori molti paesi, per dire, vediamo la scuola italiana come funziona. E c'è chi la critica, chi non la critica, però almeno facciamo un tentativo di non dire tu stai qua e quelli normali stanno là, che non è una cosa molto bella. Al massimo devono cambiare gli insegnanti, devono cambiare gli alunni, devono cambiare i genitori degli alunni normali e dire che se ho in classe un alunno che ogni tanto si alza, mio figlio non si può lamentare, mio figlio dice che non è riuscito a fare la verifica perché il compagno di banco disturba, signore, questa cazzo di verifica. Cioè, la scuola dovrebbe cambiare per certi aspetti, no? Questa è una cosa importa. Comunque, vabbè, ho fatto un discorso che non c'entra nulla, però ripeto. Il fatto di nascondere l'occhio, come la mamma ha interpretato quest'occhio, è una cosa che neanche io mi aspettavo, è proprio veramente è un messaggio molto brutto, veramente brutto, che volevo far notare, volevo far sottolineare, capito? Cioè, volevo sottolineare, nel senso che guardate che comunque purtroppo queste cose sono accadute, dei genitori che si vergognano dei figli, mamma mia, secondo me non c'è cosa più brutta al mondo. Mamma mia, che schifo di cosa, che schifo di cosa. Quindi detto questo, capito? Non leggete sta pagina così, io sto qui per questo, proprio per cercare di sottolineare certe cose. E poi per il resto, comunque, tornando al discorso, un bel capitolo. Cosa aspettarci? Cosa aspettarci in seguito? Secondo me avremo, già l'avevo detto, se la cosa finisce in fretta, il piano fallisce. Se dura molto, ragazzi, io mi aspetto di tutto. L'aspetto di tutto e ci sono i presupposti anche per durare, il Germa che potrebbe intervenire con l'esercito a metà battaglia, qualche intrusione finale, eccetera. Possiamo aspettarci di tutto. Se la cosa si protrae, anche una caduta dell'imperatrice, forse non la morte, però comunque una caduta, una perdita del trono, una perdita del Rod Ponygriff, un furto. Lei che rimane da sola, disperata nella sua isola, perdendo il Rod Ponygriff, perdendo le isole, i suoi territori, perdendo tutto, no? Quindi rimane lì disperata da sola in un mucchio di macerie. Non è morta, ma alla fine è caduta lo stesso, per dire. Però ci vuole almeno un altro imperatore per fare una roba del genere. Quindi dobbiamo aspettare. Aspettare può succedere di tutto, però vediamo al primo momento, direi, primo step, lieve vantaggio ai Mugiwara. Mi aspetto un capitolo di piccola illusione dove i Mugiwara sembra che stiano avendo la meglio, finché non si incacchia lei. E i figli, e all'improvviso avremo il ribaltamento di fronte. Il piano di Baek, secondo me, sarà un piano che sin da subito proprio si vedrà che non avrà i presupposti e si andrà avanti. Speriamo, dai ragazzi, strofiniamo le mani perché abbiamo delle settimane molto intense davanti a noi. Io vi saluto, scusate quel preambolo iniziale, scusate ogni tanto il prolungamento su certe cose, magari un po' troppo personali sul mio lavoro, però mamma mia che rabbia certe volte quando leggo, vedo certe cose, leggo perché, e quindi poi capire, Ota me l'hai fatto andare in mente, come faccio a non dire?
Detto questo, fate i bravi, ci vediamo quando ci vediamo, domenica per l'analisi dei capitoli fino a 861. Ciao ragazzi, fate i bravi.